No, raga, ho trovato Omanite Shiny. Ho trovato, cazzo, Omanite Shiny. Tipo drago, ma stiamo scherzando? Sta male. Lo chiamiamo Archeo, lo chiamiamo. No, vabbè. Si evolve tra 4 livelli e lui lo evolvo all'inizio del prossimo episodio. Poi potrei mettermelo in squadra se viene figo. Sto male. Uno shiny, ma questo è un clickbait della madonna, stiamo scherzando. Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torre campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 19° episodio dell'Extreme Crazy Locca Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio abbiamo perso il nostro caro amico Weed e abbiamo evoluto il nostro Crustle, che no, che poi era un Dueball, scherzavo, in un Kakuna di tipo drago. In un Kakuna di tipo drago, che adesso però ragazzi all'inizio di questo episodio si andrà ad evolvere. Avete già visto prima di iniziare con questo video il ritrovamento storico che ho fatto in questo pezzetto d'erba, ossia un Omanite Shiny. E ragazzi, vi invito fin da subito a lasciare almeno 300 like, perché alla fine di questo episodio andremo ad evolverlo e vedremo che cosa ci serberà il destino tremendo. Detto ciò, direi di evolvere il nostro Flintstones per prima cosa, quindi lo mettiamo in campo, lo leviamo subito. Abbiamo qua il nostro caro Spaghetti, mi sono arrivati i meme su Instagram. Passate da Instagram, mi raccomando, che probabilmente li pubblicherò pure sti meme. E qua c'è una freccetta abbastanza anomala. Allora ragazzi, ho finito l'allenamento, ovviamente questi sono i Pokémon tutti allenati. Volevo anche dirvi ragazzi che... cosa volevo dirvi? Ah sì, che questo episodio doveva uscire in teoria ieri, ossia oggi che sto registrando. Però siccome sono stato un pochino male, non mi sentivo molto bene, ho preferito posticipare per poter registrare quando stavo, quando ero vivo in sostanza, perché c'avevo un mal di gola della madonna. Non che adesso io stia benissimo, però sto già meglio e quindi sono qui pronto per evolvere Flintstone. Allora io adesso, cioè allora ho fatto 15 evoluzioni avrò fatto in questa serie. Dai, cioè è un Kakuna di tipo drago. Raga, se non si evolve lui in un qualcosa di decente, è un Kakuna di tipo drago, cioè io non lo so. Io non lo so. Cos'è? Oh, oh! Oh, buttalo via! Buttalo via! Finalmente un Pokémon decente, Umbreon! Oh, Gesù! Mi fa... Umbreon! Buiolotta! Beh, Jackpot! Ok, c'è delle mosse di merda, lo sappiamo, ma Jackpot! In squadra now proprio! Allora, vediamo un attimo se abbiamo qualche mossa decente da insegnargli. Allora, lui ho visto che ha tantissimo attacco speciale, quindi se adesso riesco a trovare proprio al volo una mossa... non c'è una mossa decente. Buono sapersi. No, dai, qualcosa di decente deve esserci. Ecco, eccola! Elettrotela, perfetto. Iniziamo a insegnargli elettrotela così, out of nowhere. Gli leverei un bel pari difesa che ha più o meno l'utilità della... non lo so. E qualcos'altro, raga, qualcosa, abbiamo bisogno di qualcos'altro, Questo qua, no, questo qua è di tipo, ok. Questa cos'è? Fangonda che mi fa una pippa nemmeno, cioè... Il nemico... no, ma che schifo di merda, ma che cacca allucinante, proprio... Un container di piscio, cos'è sta roba? Ah, ok, più rapido rispetto al bersaglio, più danni a reca. Se non sbaglio non ha una pessima velocità effettivamente questo Umbreon. Fate vedere, infatti c'è 158, raga, perfetto. Oh, ci voleva tanto, grazie divino che ci sostieni sempre, grazie. Ci voleva tanto, no che non ci voleva tanto, che cavolo. Ole, Umbreon signori, lo vedete già in sidebar, sono contento. Vi ricordo che alla fine di questo episodio ragazzi ci sarà però l'evoluzione del Pokémon Shiny, quindi rimanete sintonizzati. Perché sì, perché io mi chiedo, in quale serie voi vedete le evoluzioni randomizzate innanzitutto, ma poi anche i Pokémon Shiny che si evolvono? E sono curioso, tra l'altro, perché non penso che... Oh, che bello, ciao Doniev. Ehi, ho sentito dire che quelli del Team Plasma si aggirano da queste parti. Tu li hai mica visti? Perché mi sembra molto trama da film scontatissimo? Ok, allora, vediamo se dobbiamo affrontarli, facciamolo alla svelta. Perché io stavo dicendo una cosa, ma...
Un Pokémon shiny che si evolve, randomizzato, manterrà la sua forma shiny? Penso di sì, in teoria. Quindi ce ne abbiamo Omanyte shiny, ma vedremo anche altri shiny. Mamma mia. Ok, però adesso tranquilli che Bob e Jasmine Ranger, Jasmine che evidentemente si è, diciamo, affezionata al Team Plasma nel suo viaggio a Unimai, e quindi adesso ce l'abbiamo qua. Dusknoir contro Embar, livello 44, ok. Raga, proviamo subito Flintstone. Vediamo un attimo questa elettrotela cosa è in grado di fare. Cazzo, ma colpisce pure due Pokémon. Capace che li butta giù entrambi, raga. No, ok, perfetto. Ho avuto molta sfiga qua. Ho avuto parecchia sfiga. Non è efficace su nessuno dei due, perfetto. Aia. Ehi, no. No. Ma perché l'hanno già picchiato a sangue? Ma io piango. Io piango, l'hanno già ucciso. Quanto è forte! Ma che attacco c'ha questo? Uccidete il Dusknoir! Uccidetelo, ma è fortissimo! Fermi tu, no, va buttato giù, raga, è troppo forte. Mi sta aprendo, guarda che roba! Guarda che roba! Non ha effetto su Dusknoir, ma cosa? Ma io piango! Non ci credo! Non ha effetto su Dusknoir, ma che? Ma di cosa stiamo parlando? Aspetta, vuol dire che è di tipo... buio! Forza antica! Forza antica, aia! Ok, no, niente. Olè! Perfetto! Ma raga, ma no! Ma perché Gesù? Oh, signori, ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Sono arrivati quelli forti adesso. Slowbro, ecco, devo star zitto che questo qua capace che mi apre il culo a fettine. Allora, proviamo a buttare giù subito Slowbro. Raga, tra l'altro ho spostato un attimino di qua il microfono perché dà un po' fastidio in mezzo, soprattutto a me. Spero che comunque non si senta bene l'audio, insomma, credo di sì. Semplicemente spostato di 2 centimetri, voglio dire. No, allora, tua mamma. Ok. Ah, no, esattamente quando è che mi avresti fatto Magma Crisma? Che... ma... perché c'è uno spam di magma clismi come se non ci fosse un futuro dell'umanità? La vita è molto brutta. Sì, ma ci dobbiamo tranquillizzare. Mi fai recuperare energia. Oh, le, perfetto. La madonna, perfetto. Non così, però. Magma clismi, guarda lì. Ma tra l'altro me l'ha usato anche prima. Cosa magma clismi? Ma che cazzo è? Sono esperti. Ha preso Itran anziché Kyurem. Hanno sbagliato. O hanno usato il magma clisma per sciogliere Kyurem? Che cazzo ne so io. Allora, perfetto, via, a casa. Tra l'altro, a proposito di Kyurem, arriverà un video molto particolare che mi state chiedendo da quasi 2 anni. Non so se, probabilmente non ci arrivate, però provate a indovinarlo nei commenti. Ehi, aspetta, ah giusto, è vero che lui deve cercare il suo Meow, perfetto. Per il suo Purloin, perfetto. Allora, curiamoci un attimo i Pokémon. Siamo a 7 minuti, non ci siamo smossi da Forte Brezza di questa... il nome di sta città, io me lo dimentico, porca puttana, sempre. In questo episodio, ragazzi, vedrò di arrivare a Boreduopoli, perché di mezzo c'è Ponte Villaggio, ma non conto di fermarmici molto. Olè, perfetto, allora qua ci sarà una cattura. Però prima, facendo il giro della città, ho visto Strumento Baccartillo. Tutto questo per una cazzo di Baccartillo che sembra il nome di un terrorista slavo. Allora, fermi tutti. Oh, buongiorno, Velox Ball, perfetto. Prima è passato di qua qualcuno che aveva fatto l'evento di Pokémon Ultra Sol Ultra Luna. Allora, Baccaliegio, niente, ok, la sagra della cacca, ottimo così. Pregio, attenzione, la Pregio Ball così dal nulla. Allora, fermi però, prima la cattura, fondamentale, signori. Tra l'altro nell'erba bella alta, speravo in due Pokémon, però vabbè. Togekiss, Togekiss è un buon Pokémon, non è malaccio. Però, ok, no, sì, ho curato i Pokémon, perfetto. Allora, andiamo di un veleno croce. La vita fa cagare. Fa schifo la vita, ok? È una merda. Vabbè, almeno è forte, dai. Almeno abbiamo... oh! Te sono passato davanti! Ragazzino, vieni. Ok, perfetto. No, non so, gli sono passato. L'avete visto tutti? Rimettetelo al rallentatore. Vedete chiaramente che io le sono passato davanti e non mi ha affrontato. Ok, perfetto, Claydol. Cazzo, se lo ricorda il tuo tipo, io ti ho nel box, tumorello. Terra qualcosa. Terra acciaio. Vediamo se è terra acciaio. Non mi fare troppo male, ti prego. Ok, perfetto. Minchia, raga, che vita. Sì, ok, era di acciaio. Minchia, gli ho aperto il culo. Ok, perfetto.
Gli ho aperto fisicamente il culo. Allora fermi, se acciaio Flintstone può fare ben poco. Mandiamo Bernard così dal nulla. E nada. Ok, allora fermi. Facciamo un riepilogo di quello che è successo in questo episodio. Ho catturato un Pokémon che ha rischiato di morire subito. Abbiamo trovato gli strumenti di merda. Abbiamo appena shottato un Togekiss con Flintstone. E wow, tra l'altro Umbreon è un Pokémon molto speciale per qualcuno. Quindi quel qualcuno lo sa. Quindi un saluto a quel qualcuno misterioso. Allora, fermi, Pachirisu, perfetto, eccolo raga. Voglio vedere chi si ricorda, signori, del Pachirisu di Scrat, della Chesslock. Saranno in, boh, 10 persone probabilmente che lo ricordano quel Pokémon. Mamma mia, che belva. E tra l'altro c'hai le difese di mia madre con il mestolo, perché ti ho fatto energisfera e non ti ho fatto niente. Oppure sei velocissimo. Se ti faccio elettrotella cosa succede? Mi sa che era velocissimo. Perfetto raga, Flintstone come vedete non se la cavicchia per nulla male. Ecco, tu vedi di non fare come la tua compare. Vedi, lui ad esempio ragiona. Ad esempio ragiona, poi loro sono karateka, quindi io ho il caso che non li insulto troppo. Però Crystal Breeder, perfetto. Come smentirmi dopo 4 nanosecondi? Allora, Axelgor, lui di solito è un Pokémon veloce, quindi per la legge della randomizzazione sarà lento, giusto? Chiamatemi pure Nostradamus se volete. Hashtag CreepyDamus nei commenti per piacere. Vedete, la legge del random... è la dura legge del randomizer. Forse sarai veloce però, se ti randomizzo lo prendi in culo. E uccidetemi vi prego, perché io veramente penso di aver ucciso i timpani di svariate persone in questo... voi, da quale... microcosmo venite fuori. Max e Joe con un Umfezzante e un Ductrio. Un Pokémon che sta in cielo, un Pokémon che sta sottoterra. Perfetto, perfetto. Allora, io loro li avevo rimossi dalla mia inutile esistenza, nonché dalla mia rimembranza. Allora, facciamo un gelamondo perché... no, tua sorella vestita con i sacchi dell'immondizia. Tua sorella vestita con i cazzo di sacchi dell'immondizia. Ma che è? Come è morto? Ma non gli ho fatto niente. Oh madonna. Oh madonna. Allora. No! Ho miscliccato. No, ho miscliccato. Giuro che ho miscliccato. Grazie Gio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Tu che ci ascolti sempre, grazie Gesù. Ok, fermi. Oh, lui però sta diminuendo di velocità. Quindi io immagino che con Plato possa... e giocarmela abbastanza. No, assolutamente. Ok, fermi. Tenaglia. Qui andiamo tranquilli tutti. Tranquilli tutti. Andiamo di iperpozione su Bernard. Non ci facciamo inculare a sangue. Siamo a 12 minuti di video. Non voglio cercare. Cioè, non voglio perdere Pokémon. Grazie. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ci ho visto. Non ho. Guarda che non riesco più neanche a parlare. Ma che vita. Guarda, sono diventato dislessico. Dai, non è possibile, dammi uno strumento recente, ti prego, che po... dai, devo bippare. Ma che cazzo siamo ad Art Attack? Ma cos'è la Fertile Call? Ma figa. Allora, che cazzo... oddio, sto male, questa qua era la... questa qua era... no, non era qua la tipa, era... no, non era sull'altro ponte la ragazzina fantasma. Madonna, che ricordi, raga. Tu? Volevo chiedere un'indicazione che... ditemi che non sono l'unico che trova questo dialogo fortemente senza senso. Buongiorno, sua madre è una bigola. È una bigola. Vieni qua e affrontami, tennista. Antoinette, perfetto. Magari ti tagliassero la testa come nella rivoluzione. Allora, vai. Uxy, Plato, come cazzo ti chiami? Vai, usa lanciafiamme per piacere, amico mio. Via. Allora, fermi un attimo. Oh, noi sappiamo che lui è Menki. Menki di che tipo era, porca puttana? Non lo so. Non me lo ride, normale, non... no, tua madre è ramarro. Dai, muori per piacere, ti prego. Via. Allora, Menki è troppo forte, ok? Su questo ci siamo. Menki è fortissimo. Mannaggia agli oblò. Allora, fermi. Fermi un attimo. Oh, se mando Flintstone, in teoria, dovrei cercare... cioè, dovrei riuscire a... a shottarlo abbastanza facilmente, perché lui era lento, quindi con energisfera regola. Perde finché mi attacca lui e mi fa caduta libera. Io non posso fargli una pippa neanche impegnandomi. Però mi apre il culo. Dio! Dio! Dio, perché caduta libera? È di cazzo tipo... guarda! Caduta libera, ma ogni tanto non ti spiace chi è al suolo. Mannaggia te, fermi. Forza antica, così non lo so. È fortissimo.
Guarda, non gli faccio niente. Forza antica, muori. No, raga, ma... cioè, voglio dire, adesso va bene tutto, però... ok, perfetto, abbiamo trovato la chiave di volta per seccarti. Beh, continua a fare Nemesi che sicuramente, raga, ci shotta. Guarda, fisso, guarda, fisso. Ok, perfetto, Menki a casa, siamo a 14 minuti e volevo fare questo video un po' più corto, visto che ultimamente mi stanno venendo fuori i video di 400 ere geologiche, vorrei cercare di evitare. Probabilmente non ci riuscirò. Allora, tu cosa sei? Un piromodulo! Ma dove lo trovo io un Genesect? Un piromodulo! Ma che sembra una malattia! Sembra una malattia, Marilyn. Ma che cazzo è questo Marilyn Manson? Vai, con un cane a caso. Vai, Plato, è il tuo momento. Fammi vedere che il tuo di prima è stato un banale... una banale caduta di stile, ecco. Grazie, Plato, per fare schifo ogni giorno di più. Porco di quel... camelo! Porco di quel camelo. Aia, mi avevo un crampo incredibile alla... al polso. Mi sono fatto malissimo. Aia, questo è il colpo del videogiocatore, altro che il colpo della strega. Ma chi siete, cazzo, chi siete? Allora, curiamoci un attimo. Tra l'altro mi sono preso tutti i PP per poco, quindi tra poco non serviranno più neanche le iperpozioni, giusto per farvi capire. E comunque, cazzo, i livelli sono altissimi, ragazzi. Io ho allenato il team, eppure i livelli sono alti, cioè incredibile. Ok, perfetto, giù questo, il dottore, tra l'altro. Dottor tennista, buongiorno. Allora, tu ultimamente mi piace un sacco il Pokémon World. Allora io mi chiedo perché la gente parla del Pokémon World Tournament, che è a casa di Cristo Madonna. Poi un pelato a caso è arrivato il maestro Muten Pittore. Vediamo che classe allenatore. Prescolaro, tia, tia, non sapevo che tu andassi a scuola anche a quel... cioè, non sapevo che tu fossi così vecchio e che andassi ancora a scuola. Potevi dirmelo, guarda, cioè, tra amici queste cose. che bello quando... vedete che Plato, basta spronarlo. A lui basta che gli dici uccidi e lui uccide. Però devi essere convincente, cazzo. Vedete, ha shottato un golem. No, niente, tia, comunque potevi dirmelo che eri così vecchio. Cioè, tranquillo che io non ti denuncio per pedofilia. Cioè, lo so, e va bene così. Ma tu? Esattamente che? Qual è il tuo ruolo all'interno della società odierna? Fammi capire. Ma tra l'altro, questo... no, perché non vorrei fare fail allucinanti. Ma questo... è Ponte Villaggio. Cioè, la zona è denominata Ponte Villaggio, sì. Ok, quindi posso farci un'altra cattura, ma che figo. Ma tu, scusami. Ah, tipo, pensavo aveste zittito la musica. Se non sbaglio, semplicemente fa dei rumori. Ma poi, tra l'altro, qui giù non c'era un qualcosa di storto, non mi ricordo. Allora, se non sbaglio, in queste case non c'è nulla di particolare, a parte sto ricchione sul ponte. Porca puttana, ma che cazzo è la dogana di Uni? Mammi sfida come perché do... niente, niente da fare. Reshiram. Allora, io ricordo che Reshiram è stato il primo Pokémon ad ucciderci in questa serie. Vediamo di non far accadere la stessa cosa. Perfetto, forse non mi sono spiegato. Allora, con calma. Un Pokémon che regge bene è John Frog, quindi mandiamo lui. Allora, se non sbaglio, nelle case di Ponte Villaggio non dovrebbe esserci nulla di importante. Nel caso poi lo esplorerò un pochino fuori parte, se mi bruci giuro che ti mando, ti rado al suolo la casa se ce l'hai. Ecco, ok, perfetto, ci siamo capiti. Cioè, il mio era assalto più o meno, è stata una pisciata in testa, non gli ho fatto niente. Mega assorbimento, vediamo se riesco a fargli qualcosa di più. Allora, se questa battaglia non si... cioè, se questa battaglia si protrarrà... Le R, chi sono? Luke, cazzo! Se questa battaglia si protrarrà fino al minuto 30 del video, non è una cosa positiva, capite, no? Porco diazio, lo sapevo che succedeva. Me lo sentivo su per il culo. Mi sentivo il culo bruciare, figurati. Foglie lama, le note foglie di un Reshiram, raga. Se avete degli esemplari di foglie di Reshiram, vendetele su Amazon, che va sicuro che vendono, che vanno tantissimo ultimamente. La tua madre, ok, perfetto, sì. Leggendario contro leggendario e vince l'uccello contro il drago, perfetto. Che frase. Onda shock, fermi tutti. Onda shock c'ha il suo perché. Soprattutto se ha 100 di potenza. E no, come 85 di... è impossibile eludere questa mossa. Quindi cosa succede esattamente? Penso niente, perché... allora, fermi tutti. E no, ok, no, mi preoccupa, mi trigger sta cosa, non lo voglio sapere. Non voglio bestemmiare, davvero. Allora, con calma, Machamp tra poco mi apre il culo, me lo sento. Allora, l'unico in vita è Bernard, quindi io manderei lui, non so voi. Siamo quasi a 19 minuti, perfetto. Allora, questo video sarà un altro video da 30, io me lo... porca di quella puttana Eva.
porca di quella puttana Eva, tipo spettro, ovviamente, perché tanto io non posso vivere contento in questo mondo. E devo bestemmiare pure Shiva. Vai giù, ok, quasi, ci siamo, ci abbiamo provato. Allora, Dragoball è di tipo acciaio, per fortuna Bernard è di tipo acciaio, quindi evidentemente non è molto efficace. Adesso, raga, le provo un po' tutte le mosse. Ecco, perfetto, forse non avrei dovuto in realtà. Allora, dai, però... Che bella battaglia, cioè lui praticamente mi sta scagliando contro l'universo aristotelico. Io sto provando a congelarlo, ma che bella questa vita. Guardalo, veleno croce, perfetto. Quanto mi... Ok, non mi hai fatto niente perché è veleno croce di tipo psico. Raga, sto imparando i tipi delle mosse. Probabilmente poi quando farò un altro let's play guarderò un golem e dirò onda shock, probabilmente sarà, sarà questa la situazione nelle prossime serie, perché ormai mi sto abituando troppo. 2 anni di vittorie accumulate, poi l'hai preso in culo da un orso polare, perfetto. Questa è la sad storia della vita di quest'uomo. Allora, c'è bien... Mi è scappato un rutto, chiedo umilmente scusa. Ok, proseguiamo. Tra l'altro giù di qua abbiamo un fracco di Pokéball, di cose belle da fare, quindi vediamo di farle, insomma. Tu, ok, tu sei un Kita... Ma che cazzo appena... Porca puttana vista. Ma voi... Obiettivamente speravo che non mi affrontassero. Lo ammetto tranquillamente. Dio. Dio, Dio, Dio. 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 È Dio però. Dio. È Dio. Allora fermi, è in triplo sta battaglia. Ho completato, vediamo di fare un... Un fangondo di tipo drago, che quindi su Bernard non dovrebbe essere problematico. Gelamondo che li prende tutti. E tu ovviamente ti curi, perché non possiamo andare avanti così. Ok ragazzi, vi annuncio che questo video durerà Gesù 33 minuti, come gli anni di Cristo, perché è l'unico. Ok, tua sorella nazista, perfetto. Vediamo quanto riesco a farvi. Ho fatto un... Gli ho toccato la cappella proprio. Pam, avvolgi botta. Tua madre mignotta. Gelamondo, dai, forza, su, non posso credere. Adesso a questo punto l'altra, per forza di cose, sarà una battaglia in triplo. È una rotazione, voglio dire, perché tanto ormai abbiamo capito che è così e va bene, cioè va bene così. Oh, Gesù. Eh no, non devo bruciare, però, non è questo lo scopo del gioco. Allora, fermi tutti. Faccio bolla raggio su Reuniclus così, out of nowhere. Io lui lo ricarico di nuovo perché mi faccio la cacca addosso altrimenti. E non è un bello spettacolo, ve lo posso assicurare. Vediamo di non perdere Pokémon. In un mondo che... Prigioniero è... Il mio canto libero. Devo trattenere la bestemmia. Ok, ce l'ho fatta, perfetto. Allora, fermi tutti. Quanto ti faccio? Ok, perché ce l'abbiamo fatta, signori. Dopo sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Amaro Montenegro, mannaggia al... Ok, sono riuscito a reggere di nuovo. C'avevo una rima bellissima, però era particolarmente blasfema. Allora, vi invito a concluderla nei commenti. Allora, aspettate che c'è pure sto scemo da eliminare. Sapete, raga, che io gli allenatori li uccido tutti perché è per questione personale. Cioè, ce l'ho su con... Soprattutto con i giocatori di basket. Mi state sul cazzo. Scherzando, ovviamente. Ah, vedi te l'inculata che c'è con Flintstones. C'ha 2 PS. Hai capito, Pokémon? Mannaggia. Siamo fottuti. Ok, perfetto. Allora, mettiamo un attimino davanti Flip... Anzi no, mettiamo davanti Surge, già che ci siamo, perfetto. No, visto che è al 47, vediamo un attimo di... Ecco, voi due che vi stavate inseguendo, manco fosse il gatto e il topo, e probabilmente era una relazione finita male. Mia performer. Cioè, è la mia performance. La mia performance. E tra l'altro sì, non sto commentando il fatto che gli è sceso in campo un altro... E un'altra battaglia in triplo. Ok, perché dovete trollare? Perché dovete trollare la Madonna, perfetto. Allora, fermi tu. Io farei un vuotonda, perché mi sento fiducioso nel fare un vuotonda su Hypno. Vedete? Dovete sempre avere fiducia in Creepy Stories. Sempre, ogni giorno, voi dovete avere fiducia in me, perché io, come potete vedere, creo queste perle. E poi, ovviamente, non ho shot i Pokémon, perché, vabbè, Fiore è leggendario e mannaggia a lui. Però, vabbè, dettagli. Dai, forza, su, affilo... L'attacco di Fiona aumenta. Non va... Cosa è appena successo? Perché è andato giù e poi è tornato su? Oddio! Triggered proprio! Cioè, voglio dire... Allora, fermi, facciamo una cosa molto, molto ignorante. Facciamo una combo di merda. Vai così... ma non gli ho fatto una sega neanche impegnandomi. Non va bene così.
vabbè. La vita. Un Dustax con Fragor Tempo. Voi dove lo vedrete un Dustax con Fragor Tempo? Da nessuna parte, solo sul mio canale. Allora, quel Dustax lì non mi piace comunque. Allora, vediamo di seccarlo un attimo. Facciamo un privazione su questo Fion, che sembra a quanto pare essere figlio di Troia. Allora, ok. Ole, e uno è andato. Dai che manca solo Fion, magari con privazione ce la famo. Niente, guardalo. Cioè, non... No, tua madre, tua madre, tua madre! Tua madre! Non è niente efficace, ma che cazzo è? Ma che vuol dire tutto ciò? Oddio! Allora, vuoto onda di nuovo su Fion, è l'unica cosa che posso fare. Ok, perfetto, cioè, più che altro l'unica cosa che può fare cosa prima di morire. Ole, ce l'abbiamo fatta anche con loro, perfetto. Surge livello 48, madonna, sembrava veramente il santo sepolcro durante le crociate, irraggiungibile. Fermi tutti. Oh, tanto non dovrebbe soffrire di avvelenamento, se non ricordo male. Mettiamo davanti Flintstone. Per sicurezza mettiamo di fianco anche lui, che non si sa mai che becchiamo due pirla in doppio. Tanto le lotte in triplo dovrebbero essere una percorsa. Oh, qua se non sbaglio non dovrebbero, porca puttana, esserci allenatori, ma solo strumenti. Questo era quello che volevo dire, ma che evidentemente non dirò più. Cresselia, i leggendari, Reshiram, Cresselia, mia madre che cucina, tutti li trovo io, tutti, bruciapelo, ma minchia, ti mando... Brutto colpo. Ok. Brutto colpo. Bruciapelo. Brutto colpo. No, tua madre lavandino. Tua madre lavandino. Tua madre morta nell'olio proprio. E mo? Bel casino. Dio, Dio! Allora, con calma. Facciamolo scaricare un attimo. Ma io non ho più pozioni. Questa è una cosa molto negativa. Allora, io muoio. Perché? Perché sì. Provo a mandare lui. È l'unica. Dio, però che due coglioni cubici proprio. Ok, perfetto. Furia non ha effetto, ci siamo capiti. Proviamo un veleno spina, così anche se sono bruciato. Forse ce la posso fare, sì. Brutto colpo, tra l'altro, mi sono vendicato, me ne sono accorto adesso. Ma vaffanculo, va, Dio. Allora, fermi tutti, cos'è sto tumore? Una cresci K, ma vaffanculo, ma dove siamo? Nell'alfabeto, impara l'alfabeto con Creepy. Dio. No, raga, che palle, ma io, ma quello è un Pokémon forte, trovo, muore. Roccia fredda, vaffanculo. Vedi come ti scaldo, ti prendo talmente a botte, Cristo Dio, che... No, tua sorella. L'ho già fatta la cattura qua? Forse sì, forse no, non ne ho idea. L'ho fatta, non l'ho fatta? L'ho fatta o non l'ho fatta? Boh, non lo so, non c'è neanche voglia di fa... Oh, tua madre, tua madre. Ok, perfetto, non c'è neanche voglia di farlo, vaffanculo. Sale ondoso. È un fiume. Le belle cose. Allora, sapete qual è la parte divertente? Che adesso abbiamo ancora un altro percorso da fare. Yeah, esatto. Siamo a 27 minuti. Vediamo se riesco a balzare qualche allenatore sul posto, raga. Dai, ma che palle, ma perché Flintstone deve morire così? Ma figa. Figa, ma sempre quelli nuovi muoiono, sempre. Ma poi era forte lui, era forte. Era forte. Non aveva neanche delle difese di merda. Sì, magari un pochino, ma nemmeno tra... Tu non ti evito. Ok, sì, ti ho evitato. Evitiamo anche lui. No, raga, obiettivamente li affronto fuori parte. Vedete che sono conciato di merda. Mi sta morendo pure mia mamma. Cioè, non posso veramente andare avanti così. Allora, fatemi fuggire. Non ho neanche pozioni, quindi evitiamo pure sto scemo. No, basta che... No. Ok, va bene. Adesso ti parliamo. Ti levi dal ca... No, oddio, questa è la cattura. Sto male. Questa è la cattura! Lugia! È la cattura! È la cattura! Non lo catturerò mai, però! Non lo prenderò mai! Non lo prenderò mai, Lugia! Sto malissimo, è la cattura! Non ci ho pensato! Allora, finché mi fai il terremoto va bene, zio, perché non mi fai un cazzo. Allora, pare che Lugia abbia delle difese di Cristo. A fuoco carica fa già più male. Allora, fermi, quante Pokéball ho?
Ma io avrei anche una Master Ball, ma potrei anche tirargliela volendo. Tiro una Prejo Ball così dal nulla. Potrei anche tirare una Master Ball a Lugia, raga, ma stia scherzando? Ma sì, io gliela tiro, ma non mi metto qua a sprecare tempo. Tanto è impossibile che io lo prenda. Master Ball a Lugia, raga, la cattura. È la cattura. Io sto malissimo. Abbiamo catturato Lugia, la cattura del percorso. Di tipo roccia. Pokémon immersione, lo chiamiamo Nettuno? Nettuno, sì, perché è il re dei mari, anche se non è di tipo acqua. Lo chiamiamo Nettuno, mi piace. Mamma mia, che cosa trigger, raga, Nettuno. Perfetto. È la cattura del percorso, sto malissimo. E non devo più nemmeno tornare indietro a fare la cattura del percorso effettivo. Allora, poi ragazzi, gli allenatori che ho saltato qui li andrò ad affrontare fuori parte. Qua abbiamo una bacca cedro, giusto per farmi ricordare quanto faccio schifo. Allora, io adesso però vorrei entrare a Voreduopoli senza dover andare da nessuna parte. Almeno prima mi curo, mi fate respirare, poi dopo magari faccio il cazzo che devo fare. Sapevo io che non sarebbe successo. Sì, 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 ci vengo ad affrontare tuo nonno. Campione, Iris, ci vengo ad affrontare tuo nonno, tranquilla. Basta che adesso mi fai camminare, perfetto. Allora, signori, direi che l'episodio può concludersi qua, ma prima sapete tutti cosa sta per succedere. Stiamo per evolvere Omanyte Shiny. Vi ricordo, ragazzi, che ovviamente per la regola, si dirà in italiano, non lo so, a me viene close. Per la Shiny Close, comunque, noi possiamo catturare un Pokémon Shiny anche qualora esso non sia la prima cattura. Quindi, prendiamo il nostro Omanyte di tipo drago, depositiamo lui che è perito male. Ok, a quanto pare io la cattura là non l'avevo fatta. Fatemi sapere se volete che io la rifaccio oppure se bypasso, perché obiettivamente non mi ricordavo, non volevo fare una cagata. Allora, siamo a 31 minuti circa. Direi di evolvere lui e poi di concludere l'episodio. E poi nel prossimo vedrò chi inserire in squadra. Probabilmente Lugia, a meno che non si evolva in merda shiny. Però dettagli. Allora, qua la cattura l'abbiamo già fatta. Ma sei serio? Ma tra tutti i Pokémon con cui potevo allenarmi, proprio un Sentret. Ma non salgo di livello nemmeno se scende la regina d'Inghilterra dal trono e mi dice: ehi, bella! No, tu stai scherzando. Cazzo, ma tu stai scherzando? Ma tu stai scherzando? Ma mi stava per uccidere un Sentret, ma veramente? Ok, già siamo meglio con i Pokémon da sconfiggere per allenarci. Perché, cioè, siamo riusciti a non salire. Mamma mia, raga, che cosa storta avere uno shiny. Cioè, io non ci posso ancora credere. È venuto fuori da solo, completamente. Cioè, io mi stavo allenando, è venuto fuori sto coso. E tipo, come al solito, si dimostra il mito che io trovo più shiny di Luke che fa le shiny hunting. Ciao, Luke, comunque. Allora, perfetto. Si sta per evolvere. Doppia evoluzione in questo episodio. Abbiamo catturato un leggendario. Che dire, raga, 300 like mi sembrano il minimo. Signori, stiamo evolvendo un Pokémon shiny. Ho paura di quello che potrebbe venire fuori. Perché potrebbe venire fuori la Madonna. Ho davvero paura. Oddio, Onyx Shiny. Oddio, Onyx Shiny. Vuoi imparare beccata? Oddio, Onyx cazzo Shiny. Ok. Allora, fatemi levare Scintilla che ha 80 di precisione, non ci penso nemmeno. Allora, ragazzi, Onyx Shiny. Non so se si evolve senza metal coperta, perché io ho modificato un pochino i metodi evolutivi. Comunque, ragazzi, ve lo faccio vedere. E nella visuale poetica di questo Onyx di tipo fuoco coleottero, che c'entra pochissimo, però dettagli, con queste sue statistiche, io vi lascio al prossimo episodio. E comunque vi lascio qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rispondere sempre alla domanda del giorno. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, passate dai social per ricevere i feed e i contenuti esclusivi del canale. Poi premete la campanella e noi ci becchiamo in un prossimo video!